Benvenuti amici di smartworld.it, lunedì 4 maggio, con le notizie principali della giornata. Abbiamo recensito su smartworld.it le Jabra Sport Pulse Wireless, sono degli auricolari dedicati espressamente a chi fa attività sportiva, dato che oltre ovviamente a farci ascoltare la musica, sono anche in grado di monitorare il nostro battito cardiaco. Tutti i dettagli nella recensione su smartworld.it. Per quanto riguarda invece Samsung, Samsung ha stretto un accordo con Samsonite per la realizzazione, penso lo abbiate indovinato, di valigie. Valigie però ovviamente non normali, ma valigie smart. Non pensate a qualcosa di troppo tecnologico comunque. Ho esordito dicendo che era il 4 maggio, ma i fan di Star Wars conosceranno questa data come il giorno in cui ogni anno si celebra appunto la nota saga cinematografica. Abbiamo quindi raccolto in un lungo articolo un po' tutto quello che c'è da sapere sul May the Fourth be with you, articolo appunto al quale vi rimando. Passiamo poi a Ford che con il suo Sync 3 vi permette di usare, o meglio vi permetterà, in teoria dovrebbe uscire quest'estate, vi permetterà, dicevo, di usare il vostro smartphone in auto in tutta comodità. Non è un vero sistema CarPlay, non è un vero sistema Android Auto, è qualcosa, secondo Ford, di ancora meglio. Asus promette, o meglio ripromette, il suo Chromebook C201 economico. Altro interessante progetto, internet.org, sponsorizzato da Facebook per portare la connettività internet un po' in tutte le zone del mondo. Si tratta di realizzare anche siti in realtà appositi per internet.org che sfruttino appunto la tecnologia messa in piedi dal gigante dei social network. Ovviamente non si tratta di filantropia, nell'ottica di Facebook più persone riescono a raggiungere il social network e più ovviamente aumenteranno anche i suoi introiti. Per quanto riguarda Windows 10, segnaliamo, casomai ci fosse bisogno di ribadire, che la prima versione che uscirà sarà quella per PC, durante l'estate, e solo in seguito, probabilmente durante il prossimo autunno, arriverà quella per smartphone. Per quanto riguarda sempre la telefonia, abbiamo pubblicato su Mobile World, dei dati relativi alla telefonia in Italia nel 2014. Bene 3 Italia, meno bene Vodafone. Comunque, per tutti i dettagli vi rimando all'articolo. Abbiamo anche pubblicato le foto inviate da voi lettori, ci sono dei paesaggi veramente incredibili, li trovate in evidenza su mobileworld.it. Arriverà a breve la recensione di Apple Watch, ma nel frattempo scopriamo quanto guadagna Apple, da un singolo modello di Watch. Spoiler, davvero tanto. Per quanto riguarda infine il mondo Android, abbiamo fatto la recensione di Leon LTE, abbiamo pubblicato una versione modificata del framework Xposed compatibile con Android 5.1, si tratta di una versione non originale, e abbiamo anche visto come Galaxy S6 monti due sensori diversi a seconda del modello che avrete la fortuna di comprare, uno a marchio Sony e l'altro a marchio Samsung. In realtà per il momento sembra che in Italia siano praticamente tutti a marchio Sony, però appunto ci sono stati degli avvistamenti su XDA anche di modelli con sensori ISOCELL Samsung. E infine, piacevole notizia, o meglio conferma per quanto riguarda le GG4, che dovrebbe avere il bootloader sbloccabile in stile Nexus e quindi porte aperte per il modding. Per oggi è tutto, appuntamento alla prossima.